Secondo preludio, voile. Thank you.
conosco la ballata di Mark Twain, ma per un francese Le Vent d'Ouest è quello che gonfia e inferocisce l'Atlantico e spinge le sue onde a infrangersi, mordendole furiosamente le rocce, le falaise delle coste Bretton. Questo vento dell'Ovest ha visto il naufragio di una imbarcazione travolta dai marosi e ha sentito le urla disperate, il grido d'orrore e le invocazioni di aiuto di cui ci porta l'eco dei poveri esseri umani inabissatisi poi fra le onde livide e fra l'indifferenza delle forze scatenate della natura. È un quadro che ci riporta a certe immagini anche visive di certi pezzi di Liszt. Immaginiamo appunto questo naufragio di marinai, di pescatori. Immaginiamo, per renderci conto della tragedia visivamente, il famoso quadro Le Radeau de la Méduse di Jerry Cole. Si vedono i naufraghi affamati e che gridano invano aiuto e che finiscono poi. Comincia dunque questo pezzo con degli arpeggi che descrivono il moto ondoso, inquieto delle acque dell'oceano. Già, Debussy sceglie già qui un accordo non di tutto riposo, un accordo dissonante. Questo ascendenti, di questo sommovimento d'acque e di venti, ci sono tre temi che designano perché questo pezzo rappresenta per noi anche una tragedia umana. Abbiamo questo tema circolare di tutti accordi perfetti. Cosa potrebbe designare questo tema? Forse la forza della natura, questa maestà solenne, imperiosa. Altra e nuova raffica di vento. Questo muggito marino sotto le passi. Secondo tema, plaintif e lointain, un tema di lamento. Certezza di un dato suono, cosa fa Debussy? Invece di dare da due note, perché questo plaintif lointain, che cosa può significare se non il grido per ora lontano d'aiuto dei naufraghi? I naufraghi sono più di uno, ecco perché Debussy ci dà questo suono collettivo. Possono essere almeno due, possono essere 15, 30. Insomma,
capacità geniale di disegnare certe situazioni. Ora qui comincia l'infuriarsi vero e proprio dell'oceano che porterà al naufragio. Abbiamo un tema nel basso molto severo, con dei salti sempre più alti, doppiato. Sopra questo tema delle terzine che rivestono una scala, un frammento di scala cromatica, descrivono bene naturalmente il moto delle onde. Questo inquieto crescendo. Il tema che era prima basato sull'accordo perfetto diventa ora spostato sull'accordo esatonale. Aumenta così la tensione. Circolare nell'imperio della natura, ripeto,
nostro ultimo. Thank you.
Thank you.